Ma quale culone, quale culone? Questa è tutta abilità. Siete solo gelosi. Con i progressi della tua collezione di carte hai sbloccato 10 nuovi oggetti nei duelli. 5961 comunque. Aspetta. Ne faremo tante insieme. Aspetta, ma... mi avete detto che c'è il nuovo Hero Power anche? Nuovi tesori... Vabbè, dai, vediamo Willow, dai, che era quella ingiocabile. Colleziona carte epiche della fiera di Luna Cupa per ottenere sangue demoniaco più 2 più 1 a un demone casuale nella tua mano. Ok, e il nuovo... Colleziona carte uniche della fiera di Luna Cupa, 3 su 100, per ottenere dono degli dei antichi. 6 mana, pesca 2 carte con corruzione e poi le corrompe. Trucimox, l'esiliato. 6 mana, 3-3, demone, assalto, furto vitale. A più 2 per ogni carta che hai scartato in questa partita. Se viene scartato, torna nella tua mano. Ma... infinitamente più forte. Nonostante questo, io non credo che il resto del deck possa essere chissà che valido, no? Facciamo un mazzo normale, provo a fare un mazzo normale stavolta, non il meme dell'uno di attacco dell'altra volta, però non lo so se... Tutto buggato cosa, Drag? Io non ho nessun bug per ora. Immagino che abbia già provato Magic. Come mai hai preferito Hearthstone? Gizmo, in realtà non avevo modo di giocare Magic nella vita reale. Nella mia quotidianità era un po' scomodo. Non c'era un gran circolo di Magic dove sono cresciuto io praticamente. Quindi quella parte lì da piccolo, tra virgolette, non ce l'ho mai avuta. Hearthstone è stato il primo in realtà che ho preso molto più seriamente. Non è stato il mio primo in assoluto, il primo era Yu-Gi-Oh! Nelle sue versioni digitali, a cui mi sono dedicato un po', ma il primo su cui ho speso tantissimo tempo è stato Hearthstone in realtà. Per oggi, per la quotidianità invece, sicuramente sono su Hearthstone e non su Magic, più per la streamabilità del titolo. Cioè quanto rende in live una follia di una partita di Hearthstone rispetto a quello di Magic. Non credo che ci siano altri grossi motivi. Quello che ho, quel tra virgolette poco che ho provato di Magic mi è piaciuto in realtà. Tu, è l'ora del castigo. Ma la missione della leggendaria classica ce l'avevo io sì e un amico no. Eh? Niente drop? Sono le 8:20, dovrebbero iniziare alle 9. Nah, non credo che userò il coin. Buonasera, Algol. Buonasera, buonasera, Algol. Come stai? Ah, sì, ma è fondamentalmente per quello, QG! Ciao, QG. Ho visto che mi hai scritto, QG, ma non ho ancora letto. Allora, aspetta, io faccio così. Poi facciamo così. Sì, è giusto. Credo di voler fare questo. Pescare prima. Percepisci i demoni. Ok. Quali sono i nuovi tesori del Lock? Ho preso 6 mana, 3-3, furto vitale, assalto, ottiene +2/+2 per ogni carta che hai scartato in questo match. Se scarta se stesso, torna nella tua mano. Facciamo divertire i nostri. Elias, grazie per i 26 mesi di supporto al canale QJ. Grazie ancora dei 6, Frammentino pescato, male. Non volevo pescarlo. Voglio darmi la garanzia di prendere l'uovo. La studiosa. No, non
Ok, questo non è male come board. Spero che non abbia... No, non può avere il 3 mana 3-2 perché non ha nessuna shard nel deck. Quindi in realtà dovremmo stare bene. Non esistono delle aure qua. Stiamo bene? Elias, grazie ancora per i 26. Hai fatto partire l'Hype Train, di cui non mi interessa minimamente niente, però se volete supportare il canale questo è un ottimo momento. Vedendo come si sbloccano i nuovi tesori, Hero Power purtroppo dimostra come la Blizzard non riesca a fare una cosa fatta bene per intero. Nope. Money. Fra. Hai ottenuto fatidici duelli. Qua sotto spuntano gli achievement adesso. Gioca 3 partite con cacciatore mago o stregone. Gioca servitore, usa l'hero power. Rivendicazione dal pantano. Rivendicazione passivo. Quando giochi una carta con rinvieni, i tuoi servitori ottengono +1/+1. Dal pantano, quando un nemico muore, evoca uno zombie rigonfio. Io di Discover ne farò veramente pochissimi, in realtà. Sono stra indeciso. Proverò dal pantano più perché la novità, ma credo che in una partita normale, tra virgolette seria, qui sceglierei il tomo. Però vediamo gli zombie rigonfi, che cazzo... What the fuck? Ma che proposte sono? Ma che schifo, sono due gruppi ingiocabili e Mal'Ganis per 3, ma che cazzo... prendilo, siamo contentissimi proprio, eh. Mi ha dato due gruppi inguardabili e Mal'Ganis per 3. What? Andrea! 4 anni di anniversario, man! Chat, muro di cuori gigante per i 48 mesi di Andre. Sick! Devo dire che i duelli non mi convincono tanto, preferisco BG. Bleh. Quando è uscita l'ultima patch, tu e Budi ne avete analizzato a metà a testa. Tu i duelli e lui BG. Ah, finalmente preso il platino. Madonna, ma Andre, ma lo inseguivi da quando ci siamo visti praticamente l'ultima volta dal vivo? Minchia. Bello il muro di cuori, grazie chat. Demoni. Ho capito, ma 3 Mal'Ganis non è che mi... Non sono molto contento del triplo Mal'Ganis. Chat, ma sono le 8:30, io mi sono dimenticato, mi devo ordinare la cena. Go, me la ordino. Allora, questa non è un demone. Che schifo. Non sono intrappolato come i miei amici. Che merda, eh? Devo ordinarmi la cena, chat, mi date un attimo? Va bene. Guarda la 1-1. Zombie rigonfio. Allora, posso dire che già apprezzo che ci siano delle cose nuove. Lo apprezzo molto. Molto figa questa cosa. Secondo me è importante. Allora. Quindi questo praticamente è un free trade, mi viene da dire, no? Peccato. Questa cosa è molto forte. Sì, pronto all'azione. Questo
questa cosa è molto forte. Vai al checkout, consegna a domicilio, recisione dell'anima. Perché non hai scartato la 6 mana? Perché la 6 mana ritorna nella mia mano. E io invece voglio ridurre, tra virgolette, la possibilità di scartare altro. Perché mi hai chiamato? E tanto quell'altra 6 mana non l'avrei mai usata, quindi... E niente, rip. Ripponi. Vorrei sopravvivere almeno fino a Trucimox, ma a quanto pare... Non ci è dato. Non ci è dato di sopravvivere fino a Trucimox. Eh già. Oh my god. Beh, che dire. Che dire? Gesù. Quasi la stessa partenza che lui, eh? Quasi uguale. Ha troppi chiodi, raga. Non ci posso fare niente, dai. Fa niente. Troppi chiodi nella mano iniziale. Altri scartini. Sì. Vai con gli altri scartini. Go. Buonasera, Timo. Buona live, grazie, my friend. Non ho capito perché non hai scartato Trucimox. Quando potevo scegliere tra quattro carte... Praticamente potevo scartare o la 6-6 e togliermela, perché non la giocherò mai, perché non... Veramente una carta morta, totalmente. Oppure scartare Trucimox che mi sarebbe tornato. Quindi se io scarto Trucimox lui mi torna. Poi nel turno dopo pesco qualcosa che io voglio scartare. E nell'andare a fare Hero Power rischio di trovarmi che me ne sceglie 4 su 5 dove una delle... Cioè dove l'unica esclusa non è quella che voglio io. Per esempio prima ho pescato l'ovetto, il bone web egg, e se lì il bone web egg è quella purtroppo l'ultima, tra virgolette, è un disastro. Mentre invece in ogni caso non avrei mai giocato 6 mana 6-6 in questa partita, quindi... Ma la quest la metteranno mai in sta la quest memory che intendi? Adesso tipo è un problema. È un problema. Sì, lo devo fare, dai. Lo devo fare anche se vuol dire che da adesso quello che scartiamo è a cazzo de cane. Ok, abbiamo... Bene, bene. Siamo contenti con l'invocatore. Va bene. La mia prima idea era di fare l'invocatore, però a sto punto faremo altro. Faremo recisione Hero Power. Forse neanche. Forse recisione Soulfire. Però probabilmente Soulfire lo dovrò fare faccia. Non so se vale la pena. Silverware Golem. Va bene così.
Vediamo, Dave, infatti sono favorevolmente sorpreso. Favorevolmente sorpreso. C'è ancora tantissimo da fare, ma un buon inizio. Non lo so ancora, Yudice. Un bel po' di roba, ma non ti saprei rispondere. Questo non è un demone. Non so, che rischio corro io adesso se ignoro tutto? Ma niente. Va bene, va bene, va bene. Lui può fare doppio trade se la rischia. Dai, vediamo, dai. Hanno aggiunto un bel po' di roba, raga. Ci sono nuovi tesori, ci sono nuove passive. Ci sono i poteri eroe nuovi, ci sono i tesori con cui parti nuovi. Quindi, onestamente, se adesso mi chiedete che cosa c'è, non vi so veramente rispondere. Trucimox. Vabbè, sarebbe terribile prendere proprio lui tra tutti, dai. Sarebbe devastante, no? Non me lo merito. Non me lo merito. Torna al vuoto. Io sono eterno. Credo che farò entrambi in realtà, quindi facciamo così. Dopo il card reveal finale hai un po' cambiato idea sull'espansione? No. No, per niente. Idee riciclate... Mamma mia. Un orrore. Trucimox. Scarta se stesso, peschiamo... Bella, sa, Poz! Ma, scusate, la vostra opinione sul set qual è? Onesti, qual è la vostra opinione sul set? Come vi sembra? Onesti, tranquilli. Potete anche dirmi che secondo voi è bellissimo, e sembra divertente, forte. Voglio sapere qual è la vostra. HS non mi piace. Fermi, apocalisse mentale. Ogni giocatore pesca due carte e ottiene un cristallo di mana. Chat, cosa prendereste voi qua? Noi peschiamo già tanto, quindi l'apocalisse secondo me... Nope. E noi con il cliente non ci facciamo niente. Facciamo il borsello, dai, tanto memare per memare, giusto? Dai, memare per memare. Niente sigilli? Ma forse i sigilli li darò, adesso ci penso. Magari giusto i sigilli li do, però non avrei una schermata preparata. E non voglio che Smokey si metta a farla per fare una live di un'ora. Perché lo so che poi dico queste frasi lui si triggera lurcando in chat e impazzisco io. Allora, l'imp di Mark e Zarlot. Oh! Sto dicendo lo tengo, ma spero di pescare una di quelle che voglio scartare. Grande. Abbiamo bisogno dei sigilli. Alex, se lo facessi io morirei, quindi... Qualcuno ha capito a che serve l'esperienza arancione? Allora, Artu, ti spiego. Praticamente tu hai degli amici, no? Nella vita reale. Ti metti accanto a loro. Vi calate tutti le braghe contemporaneamente. E gli fai vedere chi è che c'ha il cazzo più grosso. Quello che c'ha il numero arancione
più alto ha il pene più grande. Serve a quello. È figo comunque. È vero, raga, non serve a niente. Scusate, mi sono perso... Ma con il numero arancione prendo la gnagna? Secondo me sì. Ma voi sottovalutate quanto si scopa con Hearthstone, eh? E niente, avevo la mano perfetta per il... per l'invocatore del vuoto, ma... A quanto pare non è dato. Non ci è dato. Almeno 3 persone al mondo scopano grazie ad HS. Attenzione. Beh, è vero. Allora, almeno riesco a fare almeno 2 nomi. Kripparian e Disguised Toast scopano grazie a Hearthstone. O hanno scopato in passato grazie a Hearthstone, almeno. Terzo nome, Taij. Easy. Mi avete chiesto 3 nomi e ve li faccio proprio con grande facilità. Perché mi hai chiamato? Che laggata. E te no? Io grazie a Hearthstone scopo un po' di meno di quanto scoperei senza Hearthstone. No! Ho finalmente capito perché questa carta si chiama Spiriti Infranti. È il rumore che ha fatto il mio cuore. Oh my god. No! Benissimo, erano proprio quelle che volevo scartare io, Proprio questi due... erano esattamente quelle che volevo scartare, guarda. Ma quando ti tiri giù le braghe, è vero che la tipa ti fa... Wow, leggendaria! Però non la voce... Però con la voce del locandiere... Sì, esatto, Caster, perché comunque si vede un tesoro che si ammira molto poco spesso, quindi... abbiamo vinto! No, non è vero. Ho 6 mana. Fuck. Parapapapà. Beh, ma questa senza spell, questo scenario qui senza spell è difficile da risolvere. Lui ce la fa, però... Questi non sono demoni, vero? Non sono niente. Che laggata che mi ha tirato. Bra. E sono abbastanza sicuro che lui riesca a risolvere questo, ma non credo tutto. Sì, ciao, cerchi dal mio deck. Da me vuole soluzioni. Addio. Addio, Cerbiatto, grazie per i 7 mesi di supporto al canale Agofilo! Con il subgift! A Dante Farima con Croccante! Welcome back to the family, Dante! Mi piaceva il nickname. Ma Dante è già stato sub una volta, io spero, credo. Voglio pensare. Sbra! V!
Vittoria perfetta! Achievement sbloccato! Incredibile!